Bentornati al 90° minuto. Il weekend è stato ricco di emozioni in casa Argine, quindi partiamo subito con i risultati. Terza divisione Under 16, AS Volley 3-0. Arzignano San Zeno Under 13 1-3. Terza divisione Volley Poibrex 0-3. Volley Brendola Under 14 1-3. Under 12 Grumolo 1-4. Diamo inizio ai collegamenti dei vari campi con Pizzu, Rameri e Neco pronti in cabina di regia. Studio qui Pizzul, appena terminata la partita Argine contro Rotto Meteschio. L'Argine ha vinto 3-0, una vittoria abbastanza facile e tranquilla. Siamo qui con l'allenatore dell'Under 16 e sentiamo le sue impressioni. No, va bene, oggi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ovviamente erano i 3 punti, ovviamente era una vittoria per 3-0, però avevo chiesto alle ragazze di migliorare il risultato dell'andata, che nonostante parziali molto bassi, comunque secondo me era nelle nostre corde poter migliorare un risultato dal punto di vista dei parziali, di stacco nei vari parziali. Poi dal punto di vista tecnico, secondo me abbiamo espresso per la terza volta di fila una buona pallavolo, pochissimi errori. Devo dire che secondo me gli errori di squadra sono sotto i 13 errori, quindi è il record stagionale. È chiaro che questa prova fa testo fino a un certo punto, però è sempre importante saper affrontare questo tipo di gare, soprattutto in preparazione della gara che adesso diventa di nuovo importante, dopo che per un mese non ci eravamo espressi ai nostri livelli. Invece una serie di risultati delle altre squadre e i nostri risultati, perché abbiamo fatto, non ricordiamo, una vittoria molto importante settimana scorsa, ci permettono comunque di arrivare a questa gara con tutte le credenziali per poter portare a casa un buon risultato. Noi ci proveremo fino alla fine, ammetteremo tutto quello che abbiamo e vediamo che cosa ne viene fuori. Bene, grazie mille per il tempo e in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi, crepi, crepi. Studio, qui a Meri, siamo in diretta dal Pallerzignano. Si è appena conclusa la partita di Under 13, Argine 3, San Zeno 1. Con questa vittoria siamo primi in classifica, quindi chiudiamo in testa il girone. Ho qua sia Coach Marco che Coach Vale. Iniziamo con Coach Vale, che poi ha impegni, deve lasciarci subito. Allora Vale, 20 partite, 18 vittorie. Una sconfitta 3-2 tie break e un 3-0, direi una cavalcata trionfante. Assolutamente sì, sono d'accordo. È sempre un piacere lavorare con queste ragazze qui in palestra perché lavorano, sono sempre presenti, sono sempre positive. Che dire, meritato. Marco, oggi forse sentivate un po' la partita, no? Un po' di nervosismo, chiaramente a posto in palio era altissima, primo posto, però poi ragazze pian pianino sono uscite, difficoltà con la palestra bassa, insomma, eccetera. Sì, non più di tanto difficoltà perché alla fine abbiamo fatto 3-4 errori di valutazione dovuti alla palestra e due secondi tocchi, 3 secondi tocchi ci sono saliti, hanno toccato il tetto. C'è la pressione? Sì, perché è logico, arriviamo con l'obbligo di dover fare i 3 punti se volevamo mantenere la testa della classifica. Il primo set l'abbiamo perso giocando. Secondo me il primo Bene. set abbiamo giocato bene, poi purtroppo siamo incappati in un calo di tensione che non ha permesso alle nostre ragazze di portare a casa il primo set. Siamo ripartiti con il solito pio, con il solito entusiasmo, con la solita caparbietà. Questa squadra ha mezzi che sono, secondo me, ancora non ci sono noti, nel senso riescono a trovare entusiasmo ed energia anche quando qualsiasi, forse più di qualche squadra non riuscirebbe a reagire, no? Quindi Anche perché questo davanti avevamo, scusa, una sì, formazione che rifaccio riceveva, cioè. i complimenti al Real San Zeno, perché veramente secondo me la formazione che nelle due gare ci ha messo più in difficoltà. Oggi secondo me abbiamo reagito subito meglio rispetto all'andata. All'andata ricordo che abbiamo perso il primo set a 14, non ci è mai capitato di perdere un set con questa distanza nel parziale. Però io devo fare i complimenti alle ragazze perché hanno saputo comunque cambiare modo di giocare, perché ho chiesto loro di cercare di essere un po' più efficaci, di ricercare un po' meno la perfezione, e alla fine ci siamo riusciti e quindi abbiamo portato
casa il risultato che speravamo. Beh, storico anche per l'Argine, insomma, nel nostro piccolo. Siamo contenti di far parte di questa storia. Di queste 20 partite, parlavamo prima con Coach Vale, 18 vittorie, 2 sconfitte. La partita che ricordi di più, quella che ti ha più entusiasmato, qual è stata? Contro il Poiana, del mio amico e collega. Amico. Lollo, perché loro sono una squadra che cercano di Gioca a pallavolo. Giocare a pallavolo, si vede che hanno un progetto improntato sulla crescita tecnica dell'atleta ed è un po' quello che vogliamo fare noi, anzi è quello che vogliamo fare noi, per cui contro di loro bisognava in tutte e due le gare sfoderare una pallavolo di buon livello. L'abbiamo fatto soprattutto nella gara di ritorno, dove mi ricordo un parziale 25-8, quindi super bene, sono contentissimo. Bene, adesso aspettiamo i gironi playoff e avanti così, insomma, direi, no? Sì, sì, credo che abbiamo il vantaggio di giocare in casa, per cui per la carta non è semplice per nessuno. Arriverà il tifo delle mie occasioni e quindi faccio il mio invito, ma so che non ce n'è bisogno per riempire nelle due gare casalinghe la palestra, perché abbiamo sempre bisogno di tutto l'Argine. Bene, lasciamo Marco e i suoi impegni, da il Pala Arzignano è tutto, a voi studio, forza Argine! Allora, qui studio, siamo al palazzetto di Brendola, Brendola 0, Argine 3, qui con me purtroppo oggi non c'è Marco perché sta poco bene, ma c'è l'allenatrice coach Valentina. Valentina, allora, che mi dici di questa partita, com'è andata? La partita è andata molto bene. La mia richiesta è stata quella di essere lineari per tutto il tempo, e di aver costanza in battuta, e l'hanno fatto. E tanto il primo set abbiamo un attimo tentennato, forse un po' troppi errori lì, però poi le ragazze hanno iniziato a battere molto bene, come da richiesta. E avevano una giocatrice, avevano un centro abile, siamo riusciti a metterlo in difficoltà subito, li abbiamo difeso, non ci ha mai murato, fatti molto bene anche la scelta dei colpi per i nostri attaccanti di palla alta, perché nonostante avessero questo muro importante davanti, hanno scelto molto bene i colpi. Molto bene tutte, sono entrate in campo tutte e tutte sono entrate dando il loro apporto positivo alla squadra, soprattutto in battuta, complimenti veramente, siamo andati in serie più di qualche volta. Super, complimenti alle ragazze, complimenti. Non era facile essere lineari con un avversario così, perché se dall'altra parte è un avversario che ti mette in difficoltà, ti dà motivo, riesci a motivarti. Invece qui oggi sono state veramente brave, perché hanno messo in difficoltà l'avversario e sono riuscite a mantenere lineare la prestazione. Complimenti alle ragazze, veramente, i frutti della buona palestra si vedono, la loro costanza in palestra si vede e questi sono i frutti, veramente molto bravi. Vale, a voi in studio, dal Pala Brendola. Studio qui a Mary, dal Pala Carta, si è appena conclusa la partita di Under 12 Argine-Grumolo, 4-1 per il Grumolo. Ho qua con me Coach Vale. Vale, è stata una partita combattuta, 2 set tirati al limite, finiti a 17. Le ragazze, ho visto che si sono impegnate molto e direi una buona partita. Sì, sì, buona partita. Abbiamo fatto dei buoni set. Gli ultimi set ci siamo un attimo innervosite, perché non ci uscivano le cose subito. Però abbiamo visto un buon gioco. Sì, c'è la ricerca del gioco sempre. Sì, no? Sì, ricezione, alzata. Sempre, sempre. Ricce molto bene oggi, veramente molto bene. C'è sempre la ricerca del gioco, sono d'accordo. E anche nei momenti in cui eravamo sotto c'è sempre stata questa ricerca. E anche l'attacco, sono contenta. Nonostante l'ultimo set fossimo sotto parecchio, e sono rientrate in campo dopo un time out, hanno attaccato, hanno cercato di mettere la palla nel punto giusto, da un punto di vista di lì molto bene. Poi sì, la cosa bellissima che vedo qua all'Argine è che noi giochiamo sempre in 12, magari altre squadre vivono meno, insomma fa la differenza. Sì, quindi fa la differenza, perché in Under 12 devono giocare tutti almeno un set, per cui
Sì, portarne via 9 e portarne via 12 è una cosa differente, però noi puntiamo a far crescere tutte le atlete allo stesso modo. Il nostro progetto tecnico è questo, per cui avanti così sempre. Benissimo, ci vediamo alla prossima partita. Grazie coach, ciao. Buona domenica. Buona domenica, forza Argine. Bene colleghi, riprendo la linea dallo studio, la puntata volge al termine. Vi ricordo che domani sera la terza divisione Under 16 farà visita alla capolista Valdagno e in palio c'è il primato in classifica. L'ufficio stampa dell'Argine mi comunica che la squadra verrà seguita in massa dalla tifoseria. Non mi resta che augurarvi una buona settimana pallavolistica, grazie a tutti i colleghi e forza Argine!